Toghese, finta un traversone, poi si ferma all'indietro per Zelischi, Raspadori, spalle alla porta, serie di finte, prova a saltare Faraoni, cross per il colpo di testa, il tiro, il gol del vantaggio con Politano che è sbucato alle spalle di Di Lorenzo, che non era riuscito a deviare di testa il pallone alle sue spalle come un rapace di piatto interno sinistro, porta alla nostra destra, ha spinto il pallone, raso terra in rete proprio Politano, che adesso è attorniato dai compagni in maglia bianca. Si sblocca la situazione al Bentegodi al minuto numero 27, un'azione iniziata da Mario Rui sul settore sinistro dopo un pressing del Napoli. C'è qualche protesta del Verona perché l'intervento di Caius nella metà campo avversaria in scivolata è stato contestato da parte del pubblico e anche da qualche giocatore. Adesso tutti ritornano nelle rispettive metà campo. Il Napoli ha segnato nella porta vicina alla curva, che è quella che costituisce da sempre il nucleo storico del tifo veronese. Adesso quindi i giocatori del Napoli stanno ritornando nella propria metà campo, mentre il pallone è già sul dischetto. Attendiamo qualche secondo, non sembra che ci siano controlli a distanza, anche se l'arbitro Abisso ha dato una giustatina proprio al suo auricolare. Ma adesso dà il via alla ripresa del gioco, la nuova situazione alla Bentegodi. Hellas Verona 0, Napoli 1, il gol di Politano, linea nuovamente a Pisa. Scusa Antonello, il raddoppio del Napoli con Kvaratskhelia, 43esimo minuto, Hellas Verona 0, Napoli 2, ripetiamo, gol di Kvaratskhelia, porta alla nostra destra nuovamente stadio libero Liberati. D'accordo. Il terzo gol, scusa Lopez, del Napoli, ancora lui, Kvaratskhelia, questa volta la porta è alla nostra sinistra vicino allo spicchio di stadio destinato ai sostenitori ospiti. La nuova situazione al Bentegodi, al decimo della ripresa, Hellas Verona 0, Napoli 2 per il Napoli, doppietta parziale di Kvaratskhelia che già era andato in gol al 43esimo del primo tempo. E la Verona 0, Napoli 3, nuovamente linea al Ceravolo. Non erano completamente fuori, intanto ecco che tutto è regolare per la ripresa del gioco stesso. Pallone guadagnato all'altezza della linea centrale del campo dal Verona con cross dalla tre quarti di poi Lazovic, il tiro, il gol di sinistro, cross di Faraoni, la difesa del Napoli che fa acqua, il rimpallo che favorisce Lazovic che di sinistro fulmina Meret. Tutto questo al 15esimo minuto, prova a riaprire la partita l'Hellas Verona e lo fa con uno dei tre nuovi entrati, e Lazovic che aveva rilevato Serdar al primo minuto della ripresa. Una gran conclusione dal basso verso l'alto, porta alla nostra destra, cross di Faraoni e svirgolato il tentativo di rinvio da parte della difesa. Meret che rinvierà il pallone con il sinistro a cercare il lungo lancio in profondità per il colpo di testa trovato da Simeone, pallone che adesso viene giocato sul settore sinistro all'altezza della panchina. Vorrebbe il fallo Garcia, finisce a terra Gaetano, il contrasto giudicato regolare con Folo Ruscio. 47 e 37, il Napoli che ci prova ancora, ci sarebbe anche superiorità, poco fa una conclusione ancora parata da Montipò, tentativo adesso in verticale, il lancio per Simeone che però non riesce a agganciare, aiutato dal suo ex compagno di squadra Davidovic a rialzarsi. Simeone completa l'operazione in questo momento. Siamo entrati adesso nell'ultimo minuto di gioco, seguiamo l'evoluzione appunto di questa sfida prima di ritornare al Ceravolo. Il tentativo di lancio di Terracciano, il pallone per Lobotka che riesce a anticipare i compagni avversari, lancia in profondità Simeone, capisce tutto però Faraoni, squadre più lunghe, il pallone sempre sul settore di sinistro secondo il fronte d'attacco della formazione veronese con il nuovo entrato Ciacciua che fa su il pallone stesso, prova il cross, si trascina però il pallone sul fondo. Gli applausi comunque generosi nei suoi confronti e di quelli di tutta la squadra da parte del pubblico, oltre 20.000 presenti al Bentegodi di cui 3.000 napoletani. Un Verona che sicuramente nel secondo tempo ha fatto meglio, ha subito sì il gol del momentaneo 0-3, è riuscito a trovare 5 minuti dopo con Lazovic il gol che poteva riaprire la partita, ma il Napoli appunto ha gestito e soprattutto ha cercato il poker mancandolo per una questione di centimetri. È finita la Bentegodi e la Verona 1, Napoli 3, stadio Ceravolo.